Massimiliano Bellarte, cosa che ti dispiace di più al di là di aver perso lo scudetto? Il modo? No, non mi dispiace di nulla. Siamo meritati di giocare questa partita, abbiamo meritato tutto quello che abbiamo conquistato, tutto quello che abbiamo mostrato nel campo. Massimiliano, che cosa hai visto tu nell'episodio su Calderoli? Ho visto un fallo, l'arbitro non l'ha fischiato, forse non era fallo, non so se è fallo o meno, non so se quello ha definito poi il risultato, perché non credo, in quanto ci siamo schierati e poi abbiamo perso gli uomini un'altra volta, quindi in realtà non è stato quello che ha definito il risultato. Io non posso pensare a quello che potrebbe, che sarebbe potuto essere, io devo pensare a quello che magari accade nella partita o accade in alcuni momenti della partita. Cerco di risolvere i problemi che si presentano, alle volte ci riesco, alle volte come questa non ci sono riuscito. Fulvio Colini, hai fatto il conto di quanti titoli hai nelle tue tasche tra campionati, coppe, eccetera? Boh, di 11 mi pare. 11? Hai splafonato anche tu. Diciamola tutta, il Pallaroma ti porta bene. No, perché Pallaroma non, so mai, che hai vinto fuori non avevo casa. Mai vinto, mi mancava questo, devo dire è stata una prestazione stratosferica oggi, tolti i 3 minuti del portiere di movimento è stata una prestazione maiuscola, abbiamo cambiato tutto, dalle palle inattive alla pressione e tutto, sappiamo di giocare con una squadra straordinaria, quella dell'Acqua e Sapone. Che era a pezzi, non ce la faceva più fisicamente. Io parlo sempre dei miei meriti e non dei meriti degli altri, sicuramente è così però. Hanno dato tanto e hanno speso molto in gara 4 per tenere in 5 una raggiungere una gara 5. Lo dovevano pagare e per questo abbiamo cambiato strategia. È un po' quello che è successo 4 anni fa quando nel Veneto abbiamo alzato l'asticella del baricentro della pressione in gara 3 in casa della Marca. Quando stravinceste quello scudetto. Fulvio, rigore non dato l'altra settimana, l'altra giornata su Coco c'era, l'abbiamo rivisto 1000 volte, oggi su Calderoli l'episodio. Tu che hai visto? No, quella Calderoli non me lo ricordo proprio. Eravate sul 3-3. Dico, se stiamo zitti tutti è meglio, perché dai, io c'ho tutti i dati di quest'anno, noi abbiamo avuto un solo rigore a favore e 2 sole libere a favore. Adesso io non lo so, oggi guarderei la prestazione, perché chi guarda la prestazione capisce sia in bene che in male quello che va fatto. Noi sinceramente abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello, primo tempo 2-0 ma doveva essere 4-5-0. Io sono il responsabile della comunicazione di questa società e ovviamente sono di parte, racconto quello che succede a noi, ma l'hanno visto in 3.000 persone il passaggio chiave di questa partita. Calderoli che va verso la porta e viene buttato giù con le mani, come usano fare i giocatori della Luparense, gli arbitri che lasciano correre e dopo qualche secondo noi subiamo il gol del 4-3, che è quello del campo. Un autogol assurdo. Sì, un autogol assurdo. E quindi si chiude così questo grande sogno, però io a questa squadra, a questi dirigenti, a questa società dico soltanto grazie, dico soltanto di andare in vacanza a testa alta, con il petto gonfio, perché hanno fatto qualcosa di incredibile, sono diventati una delle più grandi società del calcio a 5 europeo, non italiano, e in Europa ci volevamo andare e meritavamo di andarci, purtroppo ci dovremo andare l'anno prossimo, ma dico a tutti, ripartiamo da dove abbiamo finito e tra 12 mesi su quel palco ci saremo noi.